Un plauso letterario ad Elvira Muscarella, che viene premiata qui al concorso di Antonio Barracato con I Sussurri del Cuore, sezione B, poesia in lingua italiana. Intanto ti do il benvenuto, cara Elvira. Sì. Grazie Francesco, ringrazio Antonio Barracato e tutta la giuria per questo premio. Per me è un onore, veramente, ma a prescindere dal premio. C'è un bel rapporto di amicizia. Esatto, proprio per questo. E anche ringrazio pure per il bel location. La location è qui. Esatto. Elvira, tu hai pubblicato la Sillogy La Voce del Silenzio con Edizioni Billeci e continui sempre anche sui social ad emozionarci con le tue bellissime poesie, le pubblichi frequentemente. Questa sera quale poesia ci reciti? Proprio la poesia che ha vinto questo premio. Ascoltiamo la poesia. Sì. Un attimo che la prendo. Oh. Quando ci sono i momenti, scusami, tengo io. Dei fotografi, e quindi ora siamo tutti tecnologici, quindi sì. Allora, i sussurri del cuore. Ho donato alla brezza i sussurri del cuore. Ho guardato la luna che illuminava sogni e realtà. Ho parlato alla pioggia improvvisa dei desideri e delle speranze, nascosti al mondo ma condivisi con i compagni di viaggio. La pioggia mescola lacrime che scivano nell'abisso del mare in tempesta. Ho sentito il vento glaciale che mi seccava la bocca. Ho sentito urla tra le grida umane. Lo stesso vento che ha spazzato via innocenti vite. Avrei voluto comandare il mondo e avrei voluto comandare il tempo. Poterlo fermare per evitare questo dolore. Guardavo, ma non vedevo. La paura mi annebbiava e nulla di tutto ciò io potevo cambiare. Sulla motovedetta, all'ombre rifocillato, vado alla ricerca dei pensieri e dei desideri e delle poche speranze che ancora galleggiano e con lacrime calde le raccolgo. Mentre fervidi sorrisi mi circondano, il cuore ricomincia a sussurrare. Ho ancora tempo, ho ancora voglia, e in ginocchio mi metto ad ascoltarlo. Grazie Elvira e complimenti per la tua carriera di poetessa.